settimana ricominciamo ad analizzare le tre situazioni che vi stanno più a cuore: amore, lavoro e benessere, che racchiude un po' tutto quanto. Quindi vedremo qual è il consiglio che hanno gli angeli per voi. Vi ricordo sempre che non è un consulto personale, che stiamo parlando di un messaggio che può indirizzarvi in una certa condizione o situazione, ma non è il consulto, che è personalizzato e di conseguenza va a analizzare il tema personale di chi si affida. Prendetelo come un indirizzo, prendetelo come un messaggio angelico che magari vi può aiutare a chiarirvi le idee in una determinata situazione. Per alcuni di voi sarà più chiaro, magari per altri farete un pochino più di fatica. Vi chiedo solo di ascoltare con il cuore. Vediamo che cosa hanno da dirci, quale messaggio ci mandano gli angeli questa settimana. Come sempre vi chiedo di scegliere qual è l'argomento che vi sta a cuore. Ovviamente possono essere anche tutti e tre, e quindi guardatevi tutto il video, oppure scegliete l'argomento che vi sta più a cuore. Fate un bel respiro profondo e portate le mani sul cuore prima di ascoltare, e questo vi aiuta ad aprire, a essere più consapevoli e magari meno nel mentale, meno proiettati su quello che vorreste sentire, ma su quello che davvero vi viene detto. E quindi il messaggio passa a volte anche mettendo l'accento su parti a cui non avevamo pensato, o siamo sempre focalizzati su solo quell'aspetto, ma magari il messaggio ci porta a rivedere un po' le nostre posizioni. Bene, possiamo incominciare con i messaggi per voi. La prima analisi che faremo è legata all'amore. Per l'amore inizieremo con il percorso, cioè il punto, il tema che gli angeli ci indicano, poi passeremo ai tarocchi degli angeli per esaminare la situazione, e infine useremo le carte degli Qing per sentire che cosa hanno da consigliarci. Quindi incomincio subito con le carte degli angeli e gli angeli ci dicono: cambiare non è difficile. Questa è la carta che potete vedere del cambiamento. Che cosa ci stanno dicendo? Probabilmente stiamo parlando di una relazione che ha bisogno di fare dei passi diversi, che probabilmente è un po' bloccata nella sua storia, è un po' nella routine, e quindi gli angeli ci consigliano di capire cosa possiamo fare per fare comunque degli aggiustamenti, dei cambiamenti, per uscire dalla routine. E le carte degli angeli: esce l'8 di Gabriele, il 4 di Ariel e la prospettiva. Allora, cosa ci sta dicendo? L'8 di Gabriele ci dice: c'è una grande attività, quindi c'è una possibilità e si potrebbero avere anche dei cambiamenti immediati. Questi cambiamenti sembra proprio che siano difficili da fare, perché tu ti opponi al cambiamento, tu vuoi stare nella routine, tu non ti
ti senti pronto per fare un passo diverso. E allora, se così è, esce la prospettiva e l'arcangelo Camuel ti dice: se così non ce la fai, prenditi un momento di riflessione, perché è indubbio che questa relazione in questo momento abbia bisogno di stimoli che tu non sei disponibile a dare. E le carte dell'I Ching dicono la ritirata. E di nuovo vedete cosa esce? Tun, che dice: è saggio ritirarsi quando il momento è opportuno. Quindi quello che sta succedendo nella vostra relazione è che avete un momento di stop, e questo stop, che è pure consigliato, nasce dal fatto che non potete continuare nella routine, avete bisogno di cambiare. Questo cambiamento dipende da voi, e probabilmente l'unico modo per farlo in serenità è proprio quello di prendersi una pausa di riflessione. Vediamo adesso che cosa ci viene consigliato per il lavoro. E per il lavoro esce la carta della decisione. Anche qui stiamo parlando di cambiamento. È anche vero, e qui la carta dice: prendi la vita nelle tue mani. È anche vero che, essendo ancora nel mese di settembre, quindi ci sono novità, c'è voglia anche di fare qualcosa di diverso, e soprattutto probabilmente è arrivato il momento per alcuni di voi di guardare più in là, di capire che cosa davvero vorreste fare. La mettiamo qua come testimone, e l'aiuto dei tarocchi degli angeli ci dice: esce 10 di Raffaele, il cavaliere di Gabriele, la pace, la carta, l'arcano numero 13. Il 10 di Raffaele ci dice che anche il lavoro presuppone una relazione, per cui è importante che la nostra relazione di lavoro sia una relazione soddisfacente. Se così non è, ecco che esce il cavaliere di Gabriele, che dice: agisci, è tempo di agire. Quindi c'è un incoraggiamento a muoversi, forse anche per cambiare direzione, perché la carta numero 13, quella della pace, ci incoraggia proprio a lasciare andare il passato. Quindi se c'è qualcosa che non ci rende felici, dobbiamo prendere una decisione e cercare di cambiare quello che non è più in linea con il nostro modo di pensare, con il nostro modo di essere. E le carte del I Ching ci dice l'inesperienza, e ci dice è il momento giusto per fare un cambiamento, e quindi ha senso di attivarsi per questo cambiamento e fare nuove esperienze. Quindi siamo incoraggiati a muoverci per fare nuove esperienze. È chiaro che il tema del lavoro, che è un tema molto, molto serio, non che gli altri non lo siano, ma presuppone proprio il nostro sostentamento, va sempre gestito con attenzione. Quindi questo non è un incoraggiamento magari a mollare il lavoro che avete e buttarvi in un'avventura, è un incoraggiamento a vedere, esplorare le nuove situazioni. Se siete dipendenti, magari mandare il curriculum, se volete lavorare in proprio, incominciare a informarvi, in maniera da poter capitalizzare esperienza e capire davvero cosa volete fare. Perché ricordiamoci sempre che il punto nodale è proprio quello della decisione e del prendere la propria vita nelle mani, ovviamente con buon senso.
Ne approfitto per ricordarvi che questi non sono dei consulti che si fanno a livello personale, quindi con una maggior focalizzazione sui problemi, perché la persona che si viene a fare un consulto porta il suo problema e si va a analizzare come lo può risolvere al meglio. Questi sono dei messaggi, degli incoraggiamenti che spero vi aiutino, che vi consentano di chiarirvi un pochino le idee, ma non sono così precisi come in altre situazioni. Questo lo dico non per sollecitare i consulti, ovviamente io sono sempre disponibile, ma perché sia chiaro che sono delle puntualizzazioni. E non dovete nemmeno prenderle come una verità di fatto per tutti. Vediamo ora il benessere. Il benessere, il vostro benessere, di qualsiasi cosa si tratta, perché ricordiamoci che benessere è un'area ampia, quindi quest'area ci parla di come sto bene con me stessa, come sto bene con gli altri, le relazioni, un po' anche la salute, un po' tutto il nostro mondo. La carta che esce è la carta della riflessione, quindi ci dice chiarisciti le idee, quindi vuol dire che in questo momento abbiamo davvero bisogno di fare un po' di pulizia nelle nostre idee. Le carte degli angeli ci parlano di la regina di Ariel, l'imperatore e il mondo, quindi due bellissimi arcani, ma incominciamo dalla regina di Ariel. Che vi ricorda che avete la capacità di gestire qualsiasi cosa, di sostenere le persone che vi stanno vicino. Quindi il vostro benessere passa anche da quello, da sostenere le persone che vi stanno vicino. L'imperatore parla proprio di stabilità, di efficienza, di prendersi cura degli altri. Quindi di nuovo questo benessere passa attraverso la cura degli altri e la bellissima carta del mondo, il cerchio si chiude e quindi diciamo che è un benessere a tutto tondo. Un consiglio molto importante e un messaggio molto importante. E vediamo adesso la carta dell'I Ching. E l'I Ching dice: attenzione, avete davvero la possibilità con queste bellissime carte che avete avuto, avete la possibilità di attuare tutto quello che vi sta a cuore, tenendo lontane, certe situazioni che non vi piacciono. Quindi questo ci sta facendo vedere che si capisce. Allora, se mettiamo insieme queste due carte, capiamo di più questo discorso della riflessione che dice chiarisci le idee. Le carte degli angeli ci fanno notare che abbiamo tutti gli strumenti e i presupposti per poter star bene e essere in armonia. E l'I Ching non solo ci parla di decisione, ma ci dice anche che abbiamo possibilità di allontanare tutte quelle situazioni che in qualche modo possono contribuire a non trovare la nostra perfetta armonia. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella, così sapete sempre quando sono in linea, in diretta, oppure quando posto dei video. Seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok. Su TikTok metto spesso delle riflessioni, dei consigli attraverso le vie di luce, che sapete che è il tipo
di lavoro che io faccio utilizzando strumenti differenti, sempre nella comprensione e sempre nella crescita spirituale. Seguitemi anche su Clubhouse, mi trovate in Clubhouse tutti i giorni, alla mattina alle 8:30, tranne il mercoledì e la domenica. Bene, spero che i miei consigli vi siano stati utili. Vi ringrazio di essere stati con me. Ci sarà uno stop probabilmente per 2 settimane perché vado in vacanza e non so se riuscirò a fare i video legati alle settimane. Se così sarà, perché saprò solo quando sono nel posto se posso connettermi o no. Ci rivediamo nel mese di ottobre. Grazie a tutti, tanta luce degli angeli, love, Surabhi.